La prima parte di questa salita si svolge su una bella mulattiera. Anche oggi i colori dei larici sono magnifici, ma non brillano per l'assenza del sole. Raggiungiamo così il colle della Mologna Grande, caratterizzato da uno degli enormi ometti in pietra di cui è disseminato tutto il percorso. Poi proseguiamo su un sentiero più impervio. Mentre si intravede fra le nebbie il rifugio Rivetti. Finché tocchiamo la Punta Tre Vescovi, dalla quale godiamo di una veduta sulla nebbia. Ridiscesi al colle della Mologna Grande, imbocchiamo un altro sentiero per compiere un anello.